Superstition. Superstition. La su- sì, no, grazie, mi dai. Bravo, grazie. Guarda, io. Ti ringrazio ufficialmente per questa. Dai, tu, siccome lo conosci da tanti anni, è sempre stato così o anche peggio? No, ma diciamo che negli anni ha fatto dei corsi. Sì. Per potersi specializzare in spaccamaronamento? È così, però è forte, ragazzi. Scusami una cosa, scusami. No, volevo salutare Ponciarello. C'è che Ponciarello. È vero, è inutile che fai il dito perché. Pigio, buongiorno. Poi, è stato Ponciarello. Poi Ponciarello era anche più bello di te, comunque, questo dobbiamo dire. Pensa che oggi è arrivato in ritardo a prendermi perché la moto si è fermata, capito? Sì. Hai in moto è venuto. È venuto in moto perché e Ponce veniva in moto. Giusto, hai ragione. Allora, scusami, adesso stavo io. Stavo pensando alla realtà invece, scusa. Stiamo lì. Infatti, no, ragazzi, vi leggo questo SMS. Un plauso per questo pezzo bellissimo. Bravo, davvero. Grazie l'ho cantata grazie. Io. Sì, grazie. Poi Stevie Wonder, io quindi avevo il passaggio. Da Luca Jurman live in Blue Note Milano. Quindi un disco tutto registrato dal vivo. Sì. È stato un onore questo disco perché chiaramente sono l'unico italiano ad avere il marchio Blue Note. Qua sulla fronte come Chiquita, esatto. No, questo bisogna dirlo perché è un grande onore per te, no? Fare questo lavoro in un posto, in un locale sacro ormai, nel no? Tempio, certo. entri bello. Le scarpine, entri dentro ci hanno suonato i più grandi che sono passati in Italia, quindi insomma è sicuramente una bella cosa. Anche nella Max Borelli Band ci è passato. Sì, ma perché tu suoni adesso? Aspetta, t'hanno aperto ne ho suonati un po' di campanelli, esatto. Di campanelli, sì. Torniamo al libro, Luca. Perché torniamo, andiamo al libro, perché abbiamo parlato di tutto. No, torniamo al libro perché noi ne avevamo già parlato anche questa mattina, quindi questo bellissimo libro. Grazie. Io ho raccontato a lui, pensavo di sfogliare il libro e di innamorarmi, no? Lui raccontava aneddoti, tutte le sue belle robe, cose. Sì, le sue... pensavo di trovarci tutto, invece il livello si è abbassato subito. Ho detto qui racconterà amico, poi ieri lasciamo perdere quello che ho raccontato ieri perché non voglio ritornarci sul fatto che ha detto semplice conoscente, sì, che si fa. Però invece poi mi sono accorto che questo è quello che lui il vademecum, no, per diventare un grande artista, per diventare un grande musicista, per diventare un grande cantante, per saper far funzionare la propria voce e la propria anima musicale. Basta, dopo andiamo via. Andate a casa. Ciao, è stato un piacere. Quindi, dentro qui c'è tutto il Luca Jurman pensiero, poi quello che porto invece l'emozione di ieri, no? Di queste persone che vengono per lui, che gli sbavano tutti quanti con la bava alla bocca, queste donne. Schifo, io stasera non vengo, mi scivolavano tutti. Se l'immagine è questa, non vengo. Scivolavano tutti, era un casino, abbiamo dovuto tirare su. Ma dico, queste persone che comunque apprezzano apprezzano lui. A lui abbiamo finito. Apprezzano lui e tutte quante erano concordi con lui. Beh. Lui parlava e queste persone. Tutti sugli attenti. Sì. Ma sì. Avete fatto la presentazione del libro un'orgia o un comizio di Mussolini? Com'è che era? Allora, io tengo a precisare che con questi due non c'entro niente. A parte gli scherzi. Poi ieri sera comunque tutto bello. Poi non ho sentito neanche domande scontate, onestamente, ieri dalle persone che sono venute per te. Non ho sentito domande scontate. È stato un incontro molto interessante, tra l'altro, perché c'è sempre un modo di confrontarsi con le persone, con la gente che va ascoltata. Infatti spero che ci sia molta gente stasera, anche perché il Teatro Massimo è bellissimo. Se hanno bisogno di parlare, di dire la loro, di confrontarci, io sono pronto a questo. A chi è rivolto il libro? A tutti. Tutti, perché non è diciamo una descrizione della metodologia del canto e della voce, ma parla anche delle realtà che ci sono oggi. Sulla voce c'è anche un paragrafo che ha a che fare con tutti quelli che oggi vogliono fare un po' i giudici, no? Cioè, si mettono davanti alla televisione e dicono quello ha cantato bene, quello no. Ha cantato male. Almeno gli diamo dei parametri e questi
famosi parametri di cui si è parlato qualche volta, che invece veniva detto non ci sono parametri nella musica. Ciao, sono Mara Maionchi, per me Luca Jurman è ok, eh? È okay. Alex Factor questo qua. Sì, è vero, è diventata la televisione dei giudici, perché è poi vero. Tutto ruota intorno ai programmi attraverso gli insegnanti da una parte e i giudici dall'altra. Esatto, invece bisogna essere... Io ho coperto questi due ruoli anche all'interno della trasmissione, perché quest'anno ho voluto fare giudice super partes, e ancora di più mi sono reso conto che c'è una grande confusione. E, insomma, questo libro doveva uscire prima di quando ho cominciato a collaborare con amici, e poi mi sono reso conto che in questi tre anni ho fatto dell'ulteriore esperienza, andavano messe su. Io posso dire una cosa? Tu hai presente che c'è, allora, adolescenza. Sì. Un bambino normale nell'adolescenza... Prima c'è la pubertà, se sì, vuoi. No, nell'adolescenza, cioè, allora va dal medico, un bambino normale, dice il medico: tu non fare quelle cose lì, perché sennò diventi cieco. Invece, siccome lui non era normale, l'hanno portato al psichiatra quando era piccolino, c'è scritto qua, non è che me lo invento io, l'hanno portato al psichiatra. Ma tuttora, eh? E sai perché? Ma sai perché? Non perché si faceva le pippe, no. Non l'hanno portato per quello, no, perché lui non riusciva a dormire di notte perché aveva sempre in testa la musica, ok? Mm. Quando l'hanno portato dal dottore, il dottore gli ha detto: non parlo più, perché sennò muori. Ma stava facendo con l'amore con la figlia? Con la figlia del dottore. La figlia del dottore. Hai capito? Quindi, che lui non fosse normale, io già lo sapevo. La conferma! È questo sta libro. Qui dentro! Vabbè, io non mi vergogno a dire le cose. Invece tu hai tutte le cose nascoste. Io invece non mi vergogno a dire che adesso dobbiamo fare una piccola pausa. Scegli il disco, lo facciamo live. Con cosa torniamo? Guarda, io proprio per premiare anche le persone, io vorrei che ascoltassimo un duetto, visto che Silvia Olari, che era una ragazza che è stata, tra virgolette, cacciata da una commissione, visto che abbiamo sempre parlato e aiutato gli altri ragazzi, da Marco Carta, da Valerio, Alessandra, insomma, tutti quanti, ma facciamo ascoltare questo duetto. Dai, ma con un pezzo, vivo, tra l'altro. Esatto, dove lei dal vivo con me canta in un modo veramente straordinario. With or Without You, versione Luca Jurman e Silvia Olari, tra poco.